Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e lo so, non mi vedete, ma perché? Perché voglio farvi apprezzare un pochettino come ho installato la postazione. E infatti arrivo, sono qua. Ciao ragazzi, ok, è arrivato il momento di parlarvi un po' di questa postazione. Questa è la Inside Raised Sport Triple, gran nome. Sarà degna di questo nome? Vi rispondo subito, sì, perché? Perché è una postazione sportiva che è veramente pensata e studiata per il mondo della simulazione di guida, ma anche per la simulazione di volo. Infatti qui mancherebbero due pannelli per poter metterci tutto quello che sono gli accessori per la simulazione di volo. Ma questo non è il nostro problema. Noi parliamo di simulazione di guida. Cosa interessa a una persona che fa simulazione di guida? Una cosa, principalmente, la stabilità. E potrei aggiungere la comunità, ma la stabilità. E cosa offre questa postazione? Questo. Non si muove nulla, la stabilità. Questa postazione, ragazzi, l'ho scelta proprio per questo. Ho letto due commenti e anche ho avuto il contatto con una persona che aveva questa stessa postazione e mi ha detto letteralmente, e anche una persona me l'ha commentato sul video dell'unboxing, è un carro armato, non si muove. Ovvio ragazzi, ci sono leggere vibrazioni che vengono trasferite ai monitor, ma perché il monitor è molto instabile, ma non si percepisce quando si guida. Questa postazione non si muove, ragazzi, è bestiale, non c'entra nulla con quello che avevo, non c'entra nulla con tutte le postazioni che ho provato sino a questo momento, è quella che per me è la più stabile in assoluto. Oltretutto, una cosa che mi lasciamo un po' perplesso erano queste ali in cui praticamente si installano i monitor supplementari, infatti triple, perché? Perché si possono mettere due monitor in più da 32 pollici massimo. Non guardate il mio che è un televisore, non c'entra niente, parliamo di monitor di questo tipo qua. Mi hanno lasciato un po' perplesso, ho detto ma non terrà mai, dai, cos'è solo un piede così? E invece ragazzi, guardate qua, non si muove, cioè devo proprio andare così, ma non è quello che succede quando uno guida. Tiene perfettamente, perfettamente, è una cosa incredibile. Se ci aggiungete in più che il signor Carlo, che d'altronde ringrazio tantissimo, l'ho già fatto nel video dell'unboxing, ma mi ripeto, lo ringrazio tantissimo perché è una persona disponibile, gentilissima e soprattutto è un professionista, ha pensato al supporto per la tastiera, che si possono regolare in più posizioni orizzontalmente, ha pensato a un supporto per i cambi ad H. D'accordo? E gli stessi si possono fissare a destra e a sinistra, d'accordo? In modo tale che chi preferisce guidare con la sinistra o avere la tastiera a destra li può cambiare. Ha pensato anche, perché qui sotto c'è una pedana di supporto, per chi gioca con la console, appoggiare la console qua sotto. Così io la devo accendere, pipip, accendo. E c'ho la console qui sotto, quindi supporto per la console. Ci sono due supporti per le casse acustiche, sono qui sotto. Cioè ragazzi, questa postazione è veramente completa, veramente completa. Il sedile, che questo è molto figo, si può regolare da grado 0, quindi orizzontale, a meno 17,5, in modo tale per chi avesse preferenze di inclinare il sedile lo possa fare tranquillamente. E il tutto è avvitato con dei bulloni che nessuno può svitarli se non ti metti con le chiavi. Anche se queste sono bulloni a farfalle in modo tale che sia più rapido da smontare e poter posizionare come si vuole. Ovviamente si può raddrizzare e reclinare il sedile, si può avanzare e mandare indietro il sedile. Quindi ragazzi, questa postazione è stata veramente concepita con uno scopo ben specifico, offrire quello che realmente vuole chi fa simulazione di guida. Quindi essere pratici, cioè mi serve il posto dove mettere un po' tutto quello che mi serve, tastiera, mouse, casse, eccetera, eccetera, la possibilità di poter estendere a un solo monitor, a tre monitor, come ho scelto io, e avere soprattutto stabilità e avere la possibilità di avere dei fori preforati in base al brand del mio prodotto, cioè del mio volante, della mia periferica. Non vi ho ancora parlato della mega pedana di supporto per le pedaliere, che è immensa, ma che ha una particolarità che non ho visto su altre pedane di supporto per le pedaliere, cioè che è tutto preforato, un foro immenso così per far passare i cavi in modo tale che siano tranquillamente possono passare,
enorme, in modo tale che io possa avere comunque un range in cui io mi possa comunque muovere con i miei piedi, ma soprattutto una stabilità micidiale. Non si muove, è un muro. Quando premete sui pedali è un muro. Cioè, veramente, ragazzi, non si muove. È come se aveste posizionato la pedaliera al suolo e pestate e non si muove. E voi dite, vabbè, è normale. È normale, no, perché, ragazzi, io ne ho provate di postazioni e con una robustezza di questo genere qua non ne ho mai viste. E non perché ce l'ho io, ma è perché è la verità. E sapete che io dico le cose come stanno. Quello che non va, lo dico. Potrei anche dirvi che questo sedile qua è bellissimo, però, vedete, quando lo blocco c'è un leggero movimento, ma questo è dettato dal fatto che comunque è il sedile e sono le sue viti sulla base che si muovono, ma non è questo che mi interessa, ragazzi. Cioè, a me quello che, perché questo qua lo posso cambiare, perché diciamo che i binari sul quale è installato posso prendere un sedile classico di una macchina e metterlo su e mettere anche quelli elettrici, ci metto su due cavi e mi muovo elettricamente, ma non è quello che mi interessa. Infatti c'è anche scritto, io ti do un sedile non omologato, quindi di conseguenza se ha questi movimenti è normale. Quindi sto perdendo troppo tempo sul sedile, ma è per farvi capire che nell'essenziale è questo che mi colpisce di questa postazione qui, che ci vuole un po' di tempo per montarla, magari metterò qui le fasi di montaggio, perché ci sono un sacco di bulloni, ma alla fine uno capisce perché tutti questi bulloni. Perché uno deve fissare le cose, è ovvio, ragazzi, ma perché questo dà la stabilità. E il concatenarsi di tutti questi elementi fa sì che questa postazione è veramente non si muove. Potrei anche dirvi, ragazzi, per me è un po' bassa, ma perché io ero abituato ad avere uno zoccolo sotto un pelino più alto, quindi si parla di 5-6 cm. E vabbè, c'è la soluzione, si mettono due pedane alte così e si solleva la pedana, però perde la stabilità perché il suolo è quello che dà l'effetto. Però in una macchina race, scusatemi ragazzi, non è che stiamo come un 4x4, siamo molto bassi, quindi se vogliamo fare simulazione non è veramente proprio un difetto, anzi, si avvicina di più a quello che è la realtà. Ma io sto parlando da uomo da 40 anni e quando devi abbassarti un pelino troppo hai la schiena perché inizi a fare un po' male e hai le gambe. Ma non importa, quando sei seduto e guidi e c'è questo senso di fermezza e la trasmissione che ti fa delle vibrazioni, del force feedback è amplificato dal fatto che siccome è stabile non è tutto che si muove e quindi riesci a capire meglio quello che sta succedendo. Adesso non mi sto inventando nulla, ragazzi, perché le sensazioni che ho da 2 giorni e mezzo che sto giocando con questa postazione, queste sono le soddisfazioni. È ovvio che ci vuole un tempo di adattamento rispetto a quello che avevo prima. Vi dicevo che la pedana che supporta la pedaliera è molto stabile, quindi quando freno mi è cambiato anche veramente il tipo di frenata. Infatti ho dovuto regolare nuovamente il freno in modo tale che avesse meno sensibilità rispetto a prima, perché prima si muoveva tutto. Ma anche il volante, cioè ho riscoperto il mio T300 perché mi sembrava un pelino, cioè ero alla ricerca della perfezione, ma non potevo ottenerla perché il volante si muoveva dappertutto. Chi mi segue sa che postazione avevo, che era bellissima, ma ha fatto il suo tempo. E oggi, aumentando il livello della qualità, quello che volevo assolutamente, oltre ad avere tutti gli accessori che mi offre questa postazione, è avere la stabilità. Ed oggi, posso dirlo, l'ho trovato. Inside Race Sport Triple per me è una delle più stabili e ne ho provate di postazioni anche professionali, ragazzi. Per chi mi segue, Direct Drive, il video in cui parlo di dove ho provato quel volante lì, ero su una postazione professionale e non era stabile così. Certo, non è che ballava da tutte le parti, però questa è superiore. E posso dirlo perché le ho provate, quindi dico questa qua è superiore. E quindi sono felicissimo di questa postazione e ve la consiglio assolutamente perché oltretutto la trovate a un prezzo di 574 euro, lo vedete sul sito, non mi invento nulla, più le spese di spedizioni. Ed è acciaio, verniciato, industriale, cioè non è che è ferro, è acciaio, verniciato, industrialmente, con vernice industriale. E la qualità si vede. Io non so cosa aggiungervi, veramente, sono veramente soddisfatto di questa postazione, non mi pento assolutamente di aver fatto l'acquisto, anzi ve la consiglio. Se siete interessati,
Contattate il signor Carlo sul suo sito ufficiale insiderace.com, vi lascio magari il link qui in descrizione. Io non saprei cosa aggiungere, veramente non so cosa aggiungere, perché penso che la postazione parli da solo e che il mio entusiasmo pure, che ormai mi conoscete, parli da solo. Ragazzi, non è una marchetta perché io l'ho pagata sta postazione, quindi quello che dico è veramente quello che risento e che ho pagato di tasca mia, come dicevo nell'unboxing, quindi a me il signor Carlo non è che mi ha regalato nulla. Quindi, per concludere, Inside Race Sport Triple è sicuramente una delle postazioni che vi consiglio perché è comunque un prezzo relativamente abbordabile per chi fa simulazione racing. Sappiate che è in progetto la possibilità di poterla rendere dinamica, quindi non è ancora attuale, ma il signor Carlo mi ha assicurato che ha trovato la soluzione per poterla rendere dinamica, perché sì, ci sono anche delle postazioni che offrono questo tipo di soluzione. È una postazione molto stabile e la sua peculiarità è veramente questa fermezza che offre. Io spero che il video e le mie opinioni personali vi siano piaciute, quindi pollice in su come al solito. Non esitate a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo presto. Da Fabris è tutto. Ciao!